Ferretti si è manifestato disponibile, lo ha scritto. Ma se arrivasse un altro acquirente, sì, Presidente, comunque sia, sarebbe disposta a dare un cibo. E se viene il terremoto, che facciamo? Sì, va bene. Però comunque sia, sarebbe disposto, no, se arriva un altro acquirente, a dargli il 51%. Ma non l'amministrazione. Non l'amministrazione. Il Presidente Ferretti è disponibile a cedere le quote dell'Arezzo nella sua disponibilità a fronte di un apporto finanziario in società, non nelle sue tasche, ma non a cederne l'amministrazione. Ma se il 51% che comanda porta anche liquidi, allora voglio capire, Presidente, non si fa il contratto, non si fa il contratto, non c'è la cessione. Se dovesse arrivare, come io mi immagino, se mi mettessi dall'altra parte oggi e volessi acquistare Arezzo, direi al Presidente Ferretti: voglio acquistare il 51% e voglio amministrare Arezzo. In questo non c'è disponibilità. Presidente, c'è sempre la forza economica per andare avanti. No, questo quello che... Sono rovinato, adesso mi vado a vendere anche l'orologio, se c'è qualcuno sono pronto. Contenti? Francesco Caremani, avvocato. Ma gli scusi, per rispondere alla sua collega, ma gli impegni, le dichiarazioni di oggi è che gli impegni e i programmi saranno rispettati, ma non mi pare che su questo si sia potuto concretamente obiettare in termini diversi, sul mancato rispetto degli impegni. Guardate, a me rappresentano, io vengo da fuori, a me rappresentano una società che ha fatto degli investimenti importanti, dei miglioramenti importanti, dei risultati importanti. Questo è il dato concreto di oggi. Abbiamo avuto dei rapporti contrattuali e delle trattative con una persona che si è rivelata poco seria, ma avevamo già preso tutte le precauzioni del caso. Non ha danneggiato nessuno, si è danneggiato da solo. E quindi non è assolutamente giustificabile il puntare il dito, capisco che dovete cercare la notizia in questo, ma non è giustificabile l'appuntare il dito. No, certo, sì, ma siccome ce ne sono abbastanza, sono d'accordo con lei. Vuol vendere la società, punto. Certo, ma la notizia che io fino a oggi ho pagato 4 milioni e mezzo per tirare su da un fallimento l'Arezzo e portarlo quasi in Serie B, non la date. Cioè voi siete sempre contro, quindi non provocate. Cioè questo non l'avete mai detto, scrivete solo se uno c'ha i calzoni a quadretti o a righe. Chiaro? C'è un signore che fa il giornalista e adesso entra anche nei meriti di un bilancio leggendolo in maniera assurda. Allora, ma perché volete parlare con me? Volete alzare la piazza? Alzatela. Non volete più Ferretti? Ma ditelo chiaramente, fate un referendum. Ferretti sì, Ferretti no. Ma basta. Nessuno era... Ma basta, non esiste che, anzi, non esiste che uno che è venuto qua ha fatto quello che ha fatto, anche facendo degli errori, sempre parlando al condizionale, io come lei, capace stasera a casa non ci arriviamo, no? Chissà. E Padre Eterno decide e noi non ci arriviamo, ok? Allora, ho detto, ho fatto un errore, e che volete fare? La pena di morte, volete rimettere? E allora, volete alzare la piazza? Fatelo, nel bene dell'Arezzo? O perché Ferretti è venuto da Roma e qui vi ha ritirato fuori da dove stava l'Arezzo? Caro Avato, a queste domande va risposto. No, con l'attacco continuo, perché non fate il bene dell'Arezzo. Se poi Ferretti vi dà fastidio, ma ditelo chiaramente. Concludo soltanto con la collega, la quale mi pare, mi sbaglierò, forse è a lei riferibile quel titolo per il quale l'unica cosa certa è che Ferretti vuol vendere la società. Pare che sia riferibile a lei. Guardi, venduta il 3 di febbraio, guardi, poi dopo, per carità, davanti al notaio c'era andato. Diamo un significato alle parole, nel senso che, corretto, nel senso che la sua affermazione sarebbe totalmente condivisibile se a fronte della cessione della titolarità delle quote Ferretti contrattualmente, come normale che sia, avesse anche ceduto la capacità di amministrare, o il 51% da domani si fa come dico io e comando io. Ferretti cede la società, comunque è andata male, Ferretti vuol cedere la società. La risposta, e io ritengo sia l'elemento di novità
ma doverosamente ritengo se ne debba prendere atto, perché non è quello che viene a raccontare la favola che racconta l'avvocato Di Ferretti, è il contenuto degli accordi per i quali Ferretti cede il 51%, si riserva una clausola risolutiva espressa e contemporaneamente dice il CDA non lo cambi, senza scadenza. E la composizione è questa. Io, presidente del CDA, gli altri due sono miei nominativi, sono miei uomini. Allora l'affermazione vende la società, non è concreta, non è corretta, non è veritiera, perché se lei viene domani e dice mi vende il 51%, Ferretti le dice no, o le risponde come risposta a Nuccilli, del quale conosceva il pedigree, e le dice sì, ma continuo a amministrare io. E lei, se è una persona seria, si allontana e dice io i soldi non te li do. Magari avesse messo i soldi in società Nuccilli, a quest'ora saremmo tutti contenti, avremmo più soldi, 1 milione di euro, e Ferretti sempre a guidare l'Arezzo Calcio. L'intento, secondo noi, l'intento di Nuccilli è stato un intento fraudolento, perché Nuccilli ha inteso acquisire le copie, le quote della società, offrendo furbescamente un pagamento, un assegno bancario al posto del previsto assegno circolare. Questo, guardi, dal 26 gennaio 2017, vedete, prima del 2017, vero? Sì, certo. Okay. Al 3 febbraio 2017. Sì. Con in mano un accordo preliminare del genere. Sì. Il dubbio che non potesse andare in porto una cosa del genere, perché, come dire, non sta buon senso comune, né in cielo né in terra, non è venuta nessuna. Questo è male. Sicuramente sì. Allora, perché vengo con lei, ha ragione quando dice che quello che le ho detto è un furbacchione, parole sue, sì. È un furbacchione, è venuto andare a vedere le carte di Nuccilli fino in fondo con Rocito? Certo, e anche dopo. Certamente sì, e anche dopo.